È arrivata l'estate e con l'estate arriva ad Avella uno degli eventi più attesi del cartellone degli eventi avellani, Teatro sotto le stelle organizzato dall'Associazione Mela. Siamo qui in compagnia del presidente dell'Associazione, Riccardo D'Avanzo, che ci dirà quali sono le novità più rilevanti di questa edizione. Novità ce ne sono, soltanto che vorrei capire tu per novità che cosa intendi. Per novità, per quanto riguarda le compagnie che parteciperanno alla rassegna. So che siamo arrivati ad un numero molto elevato. Ecco, infatti, questo era quello che volevo dire. In realtà la prima novità è che ci siamo trovati di fronte al problema di dover selezionare, quindi di escludere qualche compagnia che aveva fatto richiesta per partecipare alla rassegna. La cosa ovviamente ci gratifica perché significa che la rassegna ovviamente sta cominciando ad avere la sua risonanza anche a livello regionale, però ci costringe purtroppo a fare dei tagli, a fare delle selezioni, a escludere qualcuno che poi magari inviteremo l'anno prossimo. Per quanto riguarda poi invece altri tipi di novità, scusa ma comincia a fare caldo, per quanto riguarda altri tipi di novità è che ovviamente ci saranno delle compagnie nuove. Questo sempre nell'ottica di quello che è il nostro obiettivo, quello di far crescere e di migliorare continuamente. Questo ovviamente non significa che stiamo denigrando le compagnie che hanno partecipato nelle passate edizioni, ma semplicemente per dare l'opportunità a tutti coloro che ci tengono a partecipare a quello che noi consideriamo il nostro fiore all'occhiello come manifestazione che organizziamo. E quindi ovviamente anche con la possibilità sempre di variegarlo, offrendo oltre agli spettacoli teatrali che da cui prende nome la rassegna, infatti Teatro sotto le stelle, però abbiamo inserito un paio di serate che saranno veramente delle sorprese, delle novità. L'anno scorso c'è stato il qui pro quo con la sovrintendenza e quindi la manifestazione che doveva farsi nella magnifica cornice dell'anfiteatro romano fu ripetuta all'interno del Palazzo Baronale. Questa idea è tramontata definitivamente anche quest'anno? Allora, guarda, è necessario prima che io faccia una premessa. La location del giardino del Palazzo Baronale è sicuramente una delle più belle che noi abbiamo ad Avella, perché poi insieme ovviamente a tanti altri nostri siti rappresenta insomma il nostro biglietto da visita. Per cui il fatto che la rassegna l'anno scorso è stata comunque fatta là e anche quest'anno sarà svolta all'interno del giardino, per noi è un piacere. Anche da un punto di vista logistico, devo essere sincero. Però certo c'era l'anno scorso, era venuta fuori questa possibilità di poterla realizzare all'interno dell'anfiteatro, insomma il fascino dell'anfiteatro è quello che è. Insomma, c'era stato poi, ormai tutti conoscono, questa, non lo so come definirla, insomma, vicenda. Questa vicenda che poi comunque si è risolta in un certo modo. Diciamo che comunque l'anfiteatro per i grandi eventi, così come quest'anno, e voglio cogliere l'occasione di ricordarlo, avremo circa verso la metà di luglio questa bellissima serata con George Benson nell'ambito di Pomigliano Jazz Festival, era una parentesi che ci tenevo perché effettivamente è un grande evento, e quindi diciamo che per il futuro sicuramente si potrà lavorare affinché poi, risolvendo anche qualche problema dal punto di vista logistico dell'organizzazione della rassegna, magari in futuro, chissà, già l'anno prossimo possiamo prevederla all'interno dell'anfiteatro. Un'ultima domandina: come avvicinare i giovani al teatro? Come avvicinare i giovani al teatro, inteso come farli partecipare come pubblico al teatro? Sì. Ah, come pubblico al teatro? Come pubblico. O proprio praticarlo. Perché vedo molto spesso che assistono al teatro persone di un'età più adulta. Allora, come possiamo portare i giovani ad amare il teatro? No, ma io non sono d'accordo però con questa affermazione che hai fatto tu, non è vero. Nel senso che ci sono tanti giovani che effettivamente, io lo vedo con le passate edizioni e tutte le sere praticamente, la cosa la puoi confermare anche tu perché ovviamente sei dei nostri, ci sono i giovani. È chiaro che questo, diciamo, l'elemento essenziale è rappresentato dal fatto del genere di teatro che si va a rappresentare. Beh, questo poi è un poco più o meno
quella che è la preferenza di ognuno di noi, ovviamente c'è, ma come vale in tutti i settori praticamente, così come per il teatro, ci sta qualcuno che predilige un tipo di teatro, qualcun altro, però diciamo che quando si parla di teatro inteso come arte e come cultura, credo che non ci siano differenze di età, perché io lo vedo, c'è pubblico di qualsiasi età. E allora, viva il teatro, viva l'associazione Mela, quando partite? Ecco, io sto definendo in maniera propria, però partiremo il 4 di luglio, e questa la voglio dire perché ci tengo così. Partiremo con un nome abbastanza importante, Corrado Taranto. Corrado Taranto, che è il nipote di Nino Taranto, il figlio di Carlo Taranto, è una cosa che lo dico con orgoglio, perché lui mi ha cercato, a tutti i costi ha voluto partecipare a questa rassegna, porterà un bellissimo spettacolo che si chiama Noi i Taranto, per cui un misto di varietà, di cabaret, di teatro, di recitazione, eccetera, e quindi abbiamo pensato di iniziare, insomma, quale biglietto da visita migliore con Corrado Taranto il 4 di luglio all'interno del giardino del Palazzo Baronale. E allora segnatelo nell'agenda, il 4 luglio parte Teatro sotto le stelle con l'associazione Mela.